Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a un nuovo video qui sul nostro canale di Buowatch. Il mio nome è Giovanni e nel video di oggi voglio mostrarvi questi cinturini NATO. Ho fatto una piccola ordinazione su AliExpress, ne ho presi 2, 4, 6, 7. Ne avevo preso uno, però devo ammettere che mi sono piaciuti così tanto che ne ho presi altri 6 in colori diversi. Avevo bisogno un po' di rinnovare quelli che avevo perché sono sempre gli stessi, quindi mi stavo annoiando un po'. E sinceramente questi che sono molto, ma molto ben fatti, mi hanno stupito davvero tanto. Non sono del tutto economici per essere cinturini NATO di AliExpress. Normalmente si trovano sui 4-5 euro, più o meno anche 6, a volte anche 3, dipendendo dalla qualità. È vero che quelli che ho pagato 5-6 euro, che sono questi che sono qui, non sono molto scarsi, anzi di una qualità abbastanza buona, però questi che mi sono costati 9 sono buoni, sono buonissimi, sono buonissimi. Oddio, a me personalmente hanno sorpreso tantissimo. C'è una cosa che mi è piaciuta tantissimo, che li ho portati in piscina perché ne avevo già preso uno, quindi ci sono stato abbastanza tempo. Portato in piscina parecchio tempo e sì, una cosa che ho notato di questi cinturini NATO, a parte il fatto che mantengono, quindi quando li metti rimangono lì come sono, si asciugano subitissimo. Quindi a volte non so se avete presente quando porti il cinturino NATO, vai al mare, senti quella cosa bagnata un po', tempo, 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 tempo. Quindi disturba un po' alla fine. No, questi si asciugano super subitissimo, subitissimo. Quindi mi sono piaciuti, ne ho presi vari perché, come dico, voglio metterli qui in collezione. Facciamo una prova, vi faccio vedere come stanno. Tipo, ho preparato il casio duro che è da 22 perché l'ho preso tutti a 22. Poi magari forse ne prenderò. Mi mancano ancora 4 colori che voglio prenderli, però da 20. Da 20 per gli altri orologi ho qui da 20. Quindi niente, ragazzi, andiamo a vedere come gli stanno. Spero vi piacciono. Ragazzi, se il video vi piace, like. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi e andateci a vedere su Instagram e andateci a vedere pure su Telegram. Godetevi il video. Ciao! Perfetto ragazzi, qui è il casio duro e qui si trovano i 7 cinturini da provare con il casio duro. Vediamo come gli stanno e vediamo. Ditemi voi qual è il colore che vi piace di più. Adesso, prima di tutto, procediamo a togliere con questo affarino quelli che sono, anzi, quello che è il cinturino in gomma originale. Cinturino in gomma che ultimamente ho tolto, non so se vi ricordate un video dove mettevo un bracciale Oyster a questo, bah, bracciale Oyster e vetro zaffiro, qui abbiamo vetro zaffiro. E niente, procedevo a mettere questo bracciale Oyster, però ultimamente lo sto portando con il cinturino in gomma. Un cinturino in gomma mi è piaciuto un botto. Ok ragazzi, perfetto, allora è pronto. Ricordate che per mettere il cinturino NATO bisogna sempre mettere prima le ansette per poi procedere a mettere il cinturino NATO. Proviamo prima con questo grigio, anzi guardate, tolgo il casio, così vi faccio anche vedere quando vi dicevo che quando lo metti, lo metti. Ragazzi, ho fatto questa mod, questa è una delle ultime mod che ho fatto. Niente, se volete vedere il video, anzi no, se volete vedere no, lo faccio, voi lo vedete, se lo volete vedere lo vedete, se no lo vedete pure, uguale. Quindi niente ragazzi, proviamo. Primo cinturino NATO, faccio una cosa breve perché alla fine sono tutti cinturini NATO, quindi non c'è niente da raccontare qui. Ragazzi, non so se avete visto, per chi non lo sa e per chi vede per la prima volta questo video, cinturino NATO si mette così. Questo qui a ore 12 si tira fino alla fine, ok? Fino a questo punto, vediamo se infuoca bene. Ecco, perfetto. Rimettiamo la parte inferiore nell'ansa ore 6, tiriamo, quindi deve rimanere bello così, e rimettiamo la parte finale nella seconda entrata qui. Perfetto, e rimane così. Cavolo, è figo, carino. Un po' serio magari, eh? Un po' serio. Non è forse non sembra neanche da mare. Così serio. Però devo dire che, ragazzi, è comodissimo, comodissimo. Questi cinturini NATO sono davvero davvero comodi. Guardate, adesso metto questa parte qui e sapete che a volte non reggono tanto. Poi questo è abbastanza duro, quindi quando l'ho comprato, prima di metterlo qui ci sono rimasto un po', ho detto: vuoi vedere che questo è il tipico cinturino che lo metto qui perché è così duro e se ne svolazza? No, ragazzi. Anzi, addirittura prende la forma e da lì non lo muovi, eh? Da lì non lo muovi. E poi il fatto che si asciuga subitissimo, quindi un punto a favore per questo cinturino. Il prezzo, come vi dicevo, è sui 9 euro, 9, 10 addirittura, può essere che sia aumentato un po' perché da parecchio che io li comprai. Eh sì, sui 9-10 euro, però sinceramente se ne prendete solo uno o due perché magari volete un colore specifico, secondo me valgono la pena, eh.
valgono assai la pena, tantissimo. Vi dico, quelli che ho comprato da 3 o 4 euro non sono male, non sono male, però si cominciano un po' già a sporcarsi, a sfilettarsi un po' qui. Questi per adesso sembrano buoni, quindi non so che dirvi. A me piacciono. Rimettiamolo a posto e poi dovevo comunque aumentare la collezione e niente, che poi ne devo comprare ancora altri. Color verde. Color verde mi piace ma tantissimo a me questo colore. Anzi, questo è più che sì, un verde militare, verde khaki. Guardate che bello, ragazzi. Gli sta benissimo. Troppo troppo carino. Perfetto, adesso abbiamo provato questo verde, andiamo a provare un altro colore. Proviamo il giallo. Giallo mi sa che è troppo. Giallo non so. Però credo che non lo userò troppo questo giallo, mi sembra troppo troppo Taxi New York. Che ne dite? Oddio, non è male, magari ci sono qualche c'è qualche momento dell'estate che magari va pure. Però Madonna, è giallissimo proprio. Fammi vedere come sta il polso. Perfetto. Che ne dite? Vediamo di metterlo bene qui. Oddio, non è male, eh. È allegro, mi piace, dai, sì. Al polso sembra un'altra cosa, eh. Polso è un'altra cosa. Niente, proviamo l'altro marroncino, carinissimo questo marroncino, mi piace. Però vedete, a volte succede anche quello. Il giallo non mi piaceva, vedendolo così, e al polso mi piace. Questo magari che mi piace senza tenerlo al polso, magari adesso lo indosso e magari non mi piace. La vita è così strana, ragazzi. Sì, mi piace. I like it. Bello. Carino, mi piace. Sì, è pure parecchio. Bello, bello. Ok, questo è quello blu, è il primo che comprai e che ho indossato tantissimo. Se ci fate caso, aveva comunque già un po' la forma. Che è bello. Adesso gli ultimi due. Nero, che vabbè, nero sta bene con tutto. Nero si sa come sta. Vediamo. Che bello nero, ragazzi. Carino, carino. Bello. Mi piace. Niente, sono contento, ragazzi, di aver comprato questi cinturini su AliExpress. Troppo, troppo contento. Poi avevo delle monetine, quindi alla fine mi è uscito un po' più economico. Non è male. Però già ho la collezione da 22 completa, adesso mi manca completare quella da 20. Bello. Oh, ma vi immaginate questo cinturino arancione con il Ray Raven 2 arancione che avevo alle Maldive? Wow, che bello. Bello, sta benissimo, ragazzi. Bello, mi piace. Però, devo dire, il mio preferito è stato questo qui. Anzi, questo e questo. Questi sono i miei due preferiti. Quelli che mi piacciono di più. Qual è il vostro, ragazzi? Ditelo giù nei commenti. Dimmi che colore vi piace di più. Ditemi che colore vi piace di più. E niente, ragazzi. Spero. Niente, se volete vedere la mod del Casio G-Shock GA2100, Casio in versione acciaio. Bello. Ragazzi, questo è tutto. Spero che vi sia piaciuto il video. Se vi è piaciuto, like. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi e andateci a vedere su Instagram e anche su Telegram. Quindi niente ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao! Se vi piace di più, ditemi che colore vi piace di più.